Siamo con Andrea Benettin di Banca Pharma Factoring all'evento Pubblica Amministrazione Debiti e Crediti. Come mai avete scelto di partecipare e di dare il vostro contributo a questo convegno? Il primo motivo è perché abbiamo un osservatorio privilegiato, smobilizzando e gestendo circa 6 miliardi di euro all'anno di crediti verso la PA, riusciamo a intercettare bene i fenomeni dei ritardi di pagamento. E l'evento è stato molto utile anche per fare il punto della situazione con altri operatori e per vedere se il punto di vista nostro è condiviso, è un punto di vista che diciamo disegna bene le linee oppure è solo un punto di vista della banca. Da quello che emerge dai lavori sembrerebbe proprio che il tema dei ritardi di pagamenti in Italia della pubblica amministrazione non è stato ancora risolto. Quale crede che sia la strada che si dovrebbe seguire per riuscire a risolvere o almeno a migliorare la situazione? Allora, c'è un problema strutturale di sottofinanziamento del sistema attraverso il quale il legislatore ha cercato già di porre rimedio con vari interventi e poi soprattutto, come è emerso oggi, c'è un problema organizzativo, un problema di processi, che anche questo è stato affrontato in maniera molto forte attraverso la fatturazione elettronica e anche attraverso il portale del MEF, che potrebbe contribuire a snellire i processi. Resta di fondo però che il sistema in questo momento soffre di una carenza di strumenti finanziari che attraverso il contributo anche di istituti finanziari come noi potrebbe essere superato e rendere liquidi e esigibili i crediti e quindi dare l'opportunità alle aziende di poter continuare con il loro business finanziandosi in maniera coerente con i tempi di pagamento attesi.